da parte di altre donne, è un problema nostro, è un problema riguarda un po' il discorso che facevamo proprio all'inizio, un problema di educazione. Io stessa sono stata educata, se lo dico a mia madre mi dice di no, però io stessa sono stata educata, non necessariamente, cioè non con le parole dirette, ma in modo indiretto, sono stata educata a pensare fino a un certo punto che va bene tutto, ma per esempio, adesso non capita più perché io mi sono conquistata, ho avuto la fortuna, mi sono conquistata una parte, diciamo, delle soddisfazioni grandi sul mercato cinematografico, e quindi i miei contratti sono dei contratti veramente ottimi e ne sono felice e sono grata di questo privilegio, e ci ho lavorato però per farlo, perché il lavoro è lavoro. E, però le mie colleghe e io stessa fino a poco tempo fa, a parità di ruolo, guadagnavo meno degli uomini. C'è stato un momento in cui era normale, in cui diceva poi lui, fa un uomo. Stato per tanto. E tu come donna comunque dai, va bene questo contratto, per essere una donna, è una cosa che mi sono sentita sempre di dire un sacco di volte, mi sono sentita dire, beh, per essere una donna, per essere una donna, ma perché per essere una donna? E, è una cosa che mi ha cominciato a dare molto fastidio, e, ma soprattutto mi dava fastidio che fosse normale, che fosse, che diventasse quasi naturale che succedesse. Mi sono molto arrabbiata per questo, ho cominciato ad arrabbiarmi, a reagire. Io quello che faccio, certo, lo faccio attraverso le mie storie, quindi quello che ho fatto non è stato mettere su dei comizi, tanto fare dei comizi, tanto c'è già tanta gente che lo sa fare, che lo fa con ottimi risultati. E, purtroppo, in giro, non è il mio mestiere è raccontare storie, quindi il mio punto di vista su questo argomento e su molti altri lo faccio raccontando le storie, questa è la mia competenza, questo è quello che io so fare, le altre cose non le so fare, le lascio fare agli altri. La domanda viene spontanea, mi rendo conto che è una domanda di una scorrettezza assoluta, come si risolve questo problema? Tra uomini e donne e sulla parità di diritto, perché poi ci abbiamo sempre la bocca piena di questa parola, ma non c'è stata nessuna parità, cioè realizzata veramente non ne ho visto. E io naturalmente se avessi la soluzione forse ma non... ti ho detto è scorretta la domanda, sì, è un modo per parlarne, cioè come si ferma la deriva ambientale, una domanda è una domanda retorica, la conosciamo tutti la risposta e non si sa, non lo sappiamo, non abbiamo tutti la soluzione, però è un bello spunto per parlarne. Io naturalmente non lo so, credo che sia utile parlarne, anche se a molti può diventare noioso, può risultare noioso. Penso che la soluzione sia nell'educazione dei piccolissimi. Non c'è nelle scuole un corso parità, un corso di rispetto, e quello è insomma dovrebbe farlo il comportamento, però anche un piccolo corso di educazione anche alle parole, di educazione al rispetto di genere potrebbe essere fatto già nelle scuole materne. È una cosa che con un gruppo di donne abbiamo chiesto al presidente Mattarella l'anno scorso, e dovremmo trovare altre persone in ascolto perché questo si realizzasse nelle scuole veramente, ma se ha un bambino piccolo che, come dicevamo prima, è puro e non ha sovrastrutture e non vede le differenze, perché non ci sono, infatti non sono visibili, sono qualcosa che, di cui ti convincono gli altri, e un bambino potrebbe facilmente essere un bambino e una bambina potrebbero facilmente essere educati a questo, e quindi bisogna sperare nelle nuove generazioni, e quello che invece gli avvelenati, che siamo tutti noi, possono fare è pensare ogni giorno di agire nel rispetto degli altri, anche quando qualcosa diviene automatico, di pensare a fermarsi un attimo, anche una parola, la parola sbagliata, fermarsi un attimo e cercare di praticare il rispetto. Questo secondo me potrebbe già aiutare molto.